Buona giornata da Leonor, faccio questo breve video perché appunto ho fatto delle valutazioni riguardo un caso molto recente, appunto qui di fine luglio, e però prima di fare tutte queste valutazioni che sto finendo in questi giorni, ho sentito come in tanti casi faccio il mio familiar defunto in questo caso, e mi ha fornito delle informazioni subito quando gliele ho chieste, parlandomi appunto di un serial che si aggira appunto nel nord Italia e in passato aveva già colpito, è italiano e non verrà preso neanche in seguito a questo fatto che è avvenuto in questo periodo. Questo serial, a quanto detto da questo defunto, avrebbe sui 45 anni circa, quasi 50, e sarebbe seguito anche da dei servizi sociali, quindi una persona probabilmente che ha dei problemi già, e però non avrà dato nessun dubbio, insomma, nelle persone. Io ho tutto scritto in un quaderno che non ho qui attualmente, ma magari in seguito vi mostrerò. È un personaggio pericoloso che ha una ciclicità, perché comunque queste cose le aveva già fatte in passato. E insomma, questo è quello che mi ha detto appunto. Probabilmente anche le indagini attuali andranno a vuoto. Logicamente non dicono un nome, cioè i defunti a volte possono dirtelo, a volte no, e sono cose a loro scelta. Comunque dopo io sentirò la defunta del caso e poi ciò che potrò ve lo pubblicherò. Comunque è una persona che ha già fatto ciò che ha fatto.